ottime di qualità, ecco quello che conta, perché bisogna lasciare i comitati feste contentissime per ritornare il prossimo anno, perché il lavoro continua e non si può bruciare un nome, sia per il comitato sia per gli impresari. Visto praticamente qui sulla mia destra, perché poi mi dimentico, ti faccio i complimenti per questo imitatore che è stato veramente così bravo, Rosi, praticamente oltre che fa, diciamo, il suo spettacolo meraviglioso, è una manager, praticamente ha delle bande meravigliose, se vuoi, perché vostra, lui è un amatore di bande. Una banda vostra calabrese, tenete conto di una cosa, che non è che per fare pubblicità, però è la realtà, Lecce, il Salento, tutta la Puglia, ha sempre buttato fuori delle bande di nome, tipo Squinzano, Conversano, Francavilla, tutte queste bande, no? Che vanno dappertutto, vogliono queste bande. Ma io sono dall'anno scorso, Pino Natale lo portavo anche con altre bande, però dall'anno scorso che porto la banda di Pino Natale che si chiama Montauro. Quando suono con qualsiasi banda è la fine del mondo. Ma lui è quello che è, ma c'ha anche gli elementi, la tecnica, il modo di suonare. Guarda, è una banda che sta dando fastidio a tutti, con chi si scontra li fa tutti fuori. Il precedente è un intenditore dei bandi. Buonasera, sono Antonio Licato, corrispondente da Melicucca per la Gazzetta del Sud, il principale quotidiano calabrese. Innanzitutto voglio ringraziare il signor Benito Viola, ricordandogli e ricordando a tutti voi telespettatori quanti sacrifici ha fatto per portare avanti e per far vivere Televiola. Televiola che rappresenta l'unica voce libera della piana. Televiola che per Tarenova e per tutti i paesi vicini ha dato e darà sempre molto. Benito Viola da solo è riuscito a fare questo, è riuscito a dare una televisione per la provincia di Reggio Calabria. Grazie. Un'altra cosa, volevo ancora una volta fare i complimenti a questo staff meraviglioso di ragazze che sono riuscite a far calamitare l'attenzione del pubblico melicucchese in questa splendida, meravigliosa Piazza Tocco. E alla signora Rosi volevo dire questo: all'inizio del suo discorso si è meravigliata del nome di Melicucca. Allora, io sono Lolita e ringrazio Melicucca e ringrazio tutto il pubblico che ogni sera ci ascolta. E noi ringrazio il signor Viola, tutto il pubblico di Melicucca e anche Radio Viola, Tele Viola. Grazie. Devo dire che ho trovato persone gentilissime e disponibili a tutto. L'importante è che sia piaciuto, a quanto pare sì. Vi ringrazio io a voi, grazie. Ciao. Molto per quello che avete fatto questa sera. Un bellissimo spettacolo. Un ringraziamento di nuovo a Benito Viola. Speriamo che ci vediamo al più presto. Ciao, buonanotte a tutti. Scusate, tutto attorno così, cioè, anche il fratello del signor Romano, del precedente, se si vuole fare vedere in immagine, anche insieme, esatto, ecco qua, ecco, cioè, vuole dire qualcosa prima di chiudere perché siamo alla conclusione? È uscita una bellissima festa, ringraziando il signor Viola e la sua compagnia. Grazie, naturalmente. Grazie a voi che mi avete dato fiducia di scegliere questo spettacolo meraviglioso. Grazie. Allora praticherei. Voi dite qua, Benito Viola, questa sera cosa va qui? Beh, oggi è un giorno molto importante. Voi dite, importante perché? Importante per due cose. Uno, perché oggi si sposa mia figlia Maria Pia, dopo tanto tempo, sono passati 3 anni, comunque. Adesso è importante, più la cosa più importante è quello che sto per dirvi, per presentarvi il gruppo favoloso veramente dei Teppisti dei Sogni. Sulla mia sinistra c'è Angelo farà il compare d'anello, naturalmente facendolo lui sono tutti, è la stessa cosa, quindi voglio presentare tutta la stessa cosa. Sentiamo veramente Angelo, mio compare, come se ti trovi bene qui prima di tutto in questa occasione. E poi se sei felice di fare il compare d'anello a Maria Pia. Mi trovo abbastanza bene, sono emozionatissimo. Bene, io prima di passare la parola a Tonino voglio dire una cosa, che mi sento veramente l'uomo oggi più felice del mondo.
perché mi sei annata, Michele Cannatà. Si vuole avvicinare, fare un flash qua vicino, perché è giusto che, no, non so se vi conoscete comunque, sì, va bene, quindi mettete di là un attimo insieme con noi, ecco qua, e così vuoi anche tu mandare un messaggio, qualche cosa. Ma io mando tantissima amicizia, primo per quanto riguarda il papà, con molta stima, gli auguro un matrimonio eccezionale, di quelli che se ne vedono pochi, tutto qua. Non ho altro da dire, perché penso che queste due parole siano, sì, il massimo. Sì, questo ti ringrazio. Per quanto riguarda tua figlia. Sì, sì. Ecco, adesso vorrei che tu esprimi, anche perché ci sono il favoloso gruppo dei Teppisti dei Sogni, che sono qui, darai anche qualche cosa. Io questa notizia che Angelo doveva essere il compare d'Anello, l'avevo sentita l'altro giorno qua a casa tua. Sì. Oggi venendo qua e vedo loro... Guarda, veramente, è una cosa che, come giustamente diceva Pino prima, è una cosa che non si trova tutti i giorni. Insomma, oltre al rapporto di lavoro c'è anche un rapporto di amicizia e poi si crea una famiglia, ecco. È la famiglia quello che è importante. Perché tanta gente crede che noi impresari siamo una cosa. Gli artisti siano un'altra. Ecco, diglielo, falla capire bene. Invece quello che la gente dovrebbe capire è che noi impresari e gli artisti è una sola cosa. Ecco, formiamo una famiglia. Si forma una famiglia. E questo è un sistema.